Siamo qui con Benji e Fede che hanno questo ruolo nuovo del daily di X Factor. Avete già iniziato? Com'è andata? Come sta andando? Beh, è andata molto bene, direi. Sì, la conferenza è andata bene, siamo riusciti a dire quello che effettivamente volevamo dire senza farci prendere dall'emozione. Ma oggi invece? Sì. Ma io volevo dire un'altra generale... cosa. La dico adesso, visto, In generale comunque sta andando molto bene. Ne approfitto, la dico. Siamo dovuti venire a X Factor per farsi chiamare musicisti. Prima ci chiamavano youtuber. Esatto. Dopo 5 anni forse riusciamo a staccare, adesso siamo musicisti. A staccare con il nostro target, la targetizzazione che ci fanno. Etichetta, diciamo. Sì. Comunque, sì. Sta andando molto bene, molto stimolante, ci stiamo mettendo in gioco in una maniera diversa, quindi bello, bello. Vediamo l'ora di vedere dove ci porterà questo percorso. È pesante, però ci piace. Cosa state imparando dai ragazzi con cui vi confrontate? Perché voi appunto come avete detto non avete mai fatto un talent, però insomma adesso vivete praticamente a stretto contatto con dei ragazzi che ci stanno provando. Com'è il confronto con loro? Beh, come va? Secondo me cioè, quello che posso dire è che io personalmente, una persona che vede tanto nei ragazzi l'entusiasmo, e delle volte quando, cioè noi comunque non è che facciamo questo mestiere da 30 anni, però comunque col passare del tempo uno passa dei periodi in cui casomai perde anche un po' di entusiasmo delle volte, e vedere i ragazzi così giovani che hanno una voglia di spaccare, hanno una voglia di mostrare, mi rievoca anche a me quella sensazione, no? Cioè mi ricorda com'è quando ce l'hai dentro e bisogna sempre fiammella, no? Dinanzi al mattino devi mai perdere qualcosa. Devo spaccare. Quindi ci sono dei momenti comunque alti e bassi in cui magari a volte perdi un pochino la concezione di quello che fai, però è bello essere in due anche per questo, perché ci si completa e niente. È bello vedere lo spirito che poi hanno tra di loro i concorrenti, quella è un'altra cosa bella da vedere, e questa cosa di squadra che delle volte si perde, no? Quando esci dal programma, secondo me, o quando insomma lavori con altri, cioè noi conosciamo tanti artisti, no? Siamo amici con molti artisti ed è un peccato che delle volte non si riesce a collaborare di più, e questo spirito che hanno loro dentro la casa sarebbe bello averla anche fuori nel mercato discografico, e c'è poco, diciamo. Prendiamo esempio dall'America, ragazzi. Ciao. Voi avete detto non avete mai fatto un talent, e invece com'è stato viverlo da dietro le quinte questa volta il talent? Ci sentiamo molto bello che farlo. Ci sentiamo molto talentuosi, in realtà, no. È più bello fare così che, sì, che parteciparci. Non esserci dentro ti toglie anche da quelli che sono gli schemi, magari la tensione della gara, del contesto talent, e raccontarlo alla fine mettendoci del nostro, penso sono sicuro che sia la chiave migliore per aver toccato questo mondo. Cioè, seguiteci, dovrete dirci voi come vi sembreremo. Novembre esce questa riedizione del disco con alcuni pezzi nuovi. Mi raccontate perché avete deciso di fare questa riedizione? Ho visto la story del video che avevi fatto tu su Instagram, in cui spiegavi che comunque non era qualcosa per rivendere lo stesso disco, ma perché volevate aggiungere un pezzettino a quello che avevate già detto. Ma sì, perché comunque in questi mesi abbiamo scritto molto. Quando abbiamo chiuso la prima versione del disco eravamo ancora in fase creativa, quindi sono nate ancora tante canzoni dopo, soprattutto quest'estate, anche quando c'erano i tour. Ed era bello, secondo me, far sentire qualcosa di nuovo ai nostri fan, anche in vista appunto dei live che ci sono a novembre, che sono molto importanti. Volevamo dare della musica nuova, e aspettare, non so, degli anni per un altro disco completo forse sarebbe stato un po' troppo. Mi ha detto facciamo una nuova riedizione, e ci siamo impegnati tanto, perché non l'abbiamo fatto tanto per, non è uno di quei repack che fai con uno o due canzoni nuove tanto per, no, c'è tanta bella roba. Ci saranno quattro canzoni inedite e una canzone rifatta, che saranno comunque abbastanza coerenti con il resto delle canzoni di Siamo Solo Noi. Però comunque io la vedo come sono un passo avanti comunque, sì. anche se sono parte dello stesso disco, un passo avanti. Mi piace vederlo come il disco 3.5, cioè non è il quarto disco, non è il terzo, 3.5. Tanto sono molto contenta che c'è una nuova versione di Niente di Speciale, che era la mia preferita di Siamo Solo Noi. Hai sentita la nuova versione? Non l'ho ancora sentita, infatti. È molto più bella. Sentirai presto. Molto bella, sì, molto dirai bella. Se ti piacerà o no. Sì. Sicuramente. Va bene, grazie mille, ragazzi. Grazie.